Superata la pausa estiva, inizia la lotta per la Coppa Emilia di prima categoria ed è tutto pronto allo stadio Bani di Viserba per il match fra Victoria e Morciano. Il direttore di gara è il signor Nicola Casadio dalla sezione di Ravenna. Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto la notte del 30 agosto a Brandizzo. La cronaca. Al terzo minuto il Morciano costruisce da centrocampo. Antonietti dalla fascia crossa al centro, ma il più lesto a recuperare il pallone è Fabbri. Al decimo, primo tentativo di conclusione da parte del Morciano. Cross di Antonietti per Lazzari, che non impatta come avrebbe voluto ed il pallone finisce a fondo campo. Al 25esimo, da rimessa laterale per il Morciano, grosso rischio per il Victoria. La retroguardia allontana il pallone dalla linea di porta. Al 34esimo, ennesimo corner a favore del Morciano. Ricci corto per Lazzari, palla respinta dalla difesa. Antonietti tenta la conclusione di prima, palla alta sopra la traversa. Sono minuti di pressing da parte del Morciano. Al 46esimo, infatti, ottima costruzione dal basso. Lazzari sulla tre quarti stoppa e scarica per Ricci, che tenta la conclusione. Sfera a fondo campo ed è tutto da rifare. Al 46esimo, punizione per il Victoria dalla tre quarti. Batte Montanari, Alilai trova spazio per la conclusione in rete, ma Pollini para. Al primo della ripresa, Alilai guadagna un corner. Sugli sviluppi, Filippi tenta la conclusione in mezza rovesciata. Sfera alta sopra la traversa. Al 15esimo, corner a favore del Victoria. Montanari per Alilai, che cerca i compagni sul secondo palo, ma nessuno arriva per la deviazione vincente. Al 21esimo, altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa. Montanari, al secondo tentativo, mette sul secondo palo, sfera lato. Al 45esimo, punizione a favore del Victoria. Batte il capitano Lilai, pallone oltre la traversa. Dopo 4 minuti di recupero, finisce anche il secondo tempo. Victoria-Morciano 0-0. Si va direttamente ai calci di rigore. Sfida in perfetta parità, fino all'errore di Cedrini, che consegna la vittoria al Morciano. I ragazzi di Montalti si impongono 7-6 e passano il turno.